quanto gli italiani, che dovrebbero essere i principi della dieta mediterranea, poi mettono in atto la dieta mediterranea. La dieta mediterranea è proprio nei nostri paesi. Questa operazione che noi stiamo facendo come Istituto Nazionale della Nutrizione è quello di recuperare questo salto di generazione che è avvenuto perché i modelli che vengono proposti, perché il consumatore consapevole è consapevole fino a che punto, chi orienta i consumi. Come lei sa e mi può insegnare, i mass media, soprattutto, insieme alla pubblicità. Se lei pensa che solo il 75% si calcola delle informazioni che vengono date ai bambini sono fuorvianti. Questo salto generazionale dovuto a una serie di discostamenti da quelle che sono le tradizioni vere e salutari, oggi possono essere recuperate se noi recuperiamo, siamo in grado di far conoscere a tutti quello che è il valore della tradizione mediterranea che è stata abbandonata su tutto il territorio. Quindi è un problema fondamentalmente di informazione nei confronti della popolazione. Informazione e formazione, perché dobbiamo pensare anche e soprattutto che mangiare mediterraneo fa bene alla salute, ma fa bene alla salute anche del pianeta, perché il modello alimentare è provato, quindi tutto quello che noi riusciamo a mangiare come frutta, verdura, ortaggi, soprattutto se a chilometro zero, ci fa risparmiare il 60% di ossigeno, quindi una minore emissione di CO2, che è il vero male del nostro pianeta.